È inutile che mi sfotti. Ciao ragazzi e benvenuti sul mio secondo canale. Mi raccomando, se non siete iscritti, iscrivetevi. Tante ricette sane, leggere, in forma per l'estate e anche tanti vlog e consigli al supermercato di prodotti buoni buoni. Sono qua per iniziare un nuovo video speciale straordinario che nessuno ha mai fatto, ma che mi ha consigliato una di voi. Mi è piaciuta tantissimo questa idea, ossia cosa mangio in una settimana. Proprio Oh, ogni giorno in un'ora, in una qualsiasi Max ha fatto cosa no. mangi in un mese, Non si alza cosa un anno. oggi, no, vabbè. Vi farò vedere, adesso mi sto zitta e vi faccio vedere proprio 3 secondi ognuno, perché sennò durerà un'eternità questo video. E fatemi sapere con tanti like se vi piace, così ve ne faccio altri. Vi do quindi 7 idee per pranzi e cena, velocissime, proprio vi inquadro soltanto i piatti. Poi tutte le ricette ve le ho già fatte sempre in questo canale, proprio i video dedicati a ogni ricetta, oppure se notate che non c'è e lo volete proprio un video dedicato a quella ricetta, basta che me lo dite nei commenti. Lasciatemi tanti like se vi piace questa idea dei video e soprattutto se vorreste anche un altro cosa mangio una settimana dedicato soltanto alle colazioni e le merende. Così vi do 7 idee per merende e colazioni sane. Mua! Ciao, buon appetito, magnate! Ho fatto un pranzo completo, prima e il secondo, con una pentolona piena di sugo e polpettine di pollo. Gnummi, ecco qua, un piattone di maccheroni, rigatoni con questa salsa e olio a crudo e le polpettine di pollo, appunto, primo e secondo, tutto in uno. Pranzo completo, yummy! Cenetta con tanto pesce e verdure. Allora, qua abbiamo una spigola e con dei fagioli, con cipolla, poi anche una fettona di pesce spada. Questo è tutto quello che mangio io. E un po' di ranfette, come si chiamano qua? Di Come si calamaro mette il mio di calamaro? Max. L'insalata, questa è mia. E poi qua ho dei broccoli che mi piacciono tantissimo. E poi vicino mangerò le gallette per accompagnare sia di mais che di farro. Invece Max mangia questo, il calamaro, da cui ho rubato le zampette, appunto, e il pesce spada senza spigola lui, e anche per lui broccoli e insalata con cipolle, perché gli piacciono molto le cipolle. Buon appetito, yummy yummy, devo mangiare tutto 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 tutto. Per pranzo spaghetti alla Pubriello richiesti da Max, praticamente una variante della mia carbonara light di cui ho fatto il video con le uova. E poi per secondo mangerò anche una frittatina fatta con carciofini e bresaola. Per cena ho preparato il pollo alla piastra con contorni vari freschi, pomodorini, rucola e finocchio con semi e semini, accompagnato da un po' di pane. Oggi per pranzo una bella insalatona di cui ho fatto il video proprio la settimana scorsa, che l'avevo fatta col couscous. Invece oggi ve la propongo con la quinoa, quindi andate a vedere il video per scoprire tutti gli ingredienti. È buonissima, super fresca e leggera. Il video si chiama Pranzo fuori, idea sana, veloce e leggera. Yummy yummy. Stasera cena speciale tanto sushi fatto da Paki, dove abbiamo fatto già numerosi video di sushi fatti in casa, quindi andateli a vedere, vi lascio tutti i link nei box informazione. Abbiamo tanti roll buonissimi, yummy yummy. Questi qua sempre fatti con il riso, l'avocado, guardate che buoni, yummy. Questa qua è nell'avocado, la tartare, yummy, troppo buono. Gnam gnam, adesso ci facciamo ciotte ciotte. Per pranzo oggi ho fatto questa pasta buonissima, sono dei tortiglioni integrali con tonno e trito di olive nere, prezzemolo, aglio e capperi. E poi ci ho messo sopra la mia salsina fenomenale, quella di cui vi ho fatto il video sempre su questo canale, salsina verde magica per sushi, però la uso anche a volte per arricchire i piatti. E poi dopo di pasta non ne ho fatta tantissima, perché dopo mangerò anche il sushi, un po' del sushi che è rimasto di ieri, assieme a Max che già quasi
finito la sua pasta. E poi dopo mangerò anche questi broccoletti con il limone e un po' di rucoletta fresca fresca con semini di papavero e mix di semi di girasole e di lino. Stasera per cena ho preparato una ricetta fantastica con la mia invenzione, anzi in verità di mia sorella, che è il pollo con il sesamo e la salsa di soia. È buonissimo, sembra una cosa super porcellosa fritta, ma in realtà non lo è, è molto molto sano. E poi vicino i fagiolini con olio, limone e aglio e questa bella insalatona, ciotolona di insalatona con lattuga e cetrioli. E Pupi, stai zitta! E vicino mangerò una di queste belle fresellone integrali. Queste fresellone, così come i semini che vi ho mostrato nel pranzo di oggi, le abbiamo comprate al discount MD e vi abbiamo fatto il video con tutti gli acquisti sempre su questo canale qualche giorno fa, andatelo a vedere. Yummy! Oggi ho preparato delle farfalle integrali con pomodoro e peperoncini dolci e basilico, sono buonissime. Per secondo ho preparato del petto di pollo con una cremina di spinaci, buonissimo, è super colorato. Ho preparato dei burger di chianina con semi di finocchietto, poi insalata, fagiolini con limone e delle patate buonissime al forno. Se volete di queste vi faccio il video perché sono so proprio gustose e saporite. E poi per accompagnare le solite gallette, lo sapete. Ho preparato questo piatto molto healthy light fit proprio per palestra. Praticamente c'è riso basmati, broccoli e fesa di tacchino con questo qua che io personalmente adoro, aglio e peperoncino in polvere, veramente lo adoro follemente, e anche un po' di tabasco, il mio amore, buonissimo. C'è un bel piattone, bello grande, 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 una zuppiera. Preparato del tonno fresco alla piastra con contorno di insalatina, ovviamente sapete, obbligatorio. E qua è un passato di spinaci condito con aglio e peperoncino tritato, olio extravergine d'oliva e sale rosa dell'Himalaya, che sapete è il sale che uso sempre sempre io per condire tutti i piatti. Qua abbiamo dei broccoletti molto molto buoni e fresella integrale per accompagnare il tutto. Questo piatto composto principalmente da pesce spada affumicato e salmone, e sotto ho messo la rucola, qua ho messo il riso, qua c'è aggiunto appunto il salmone, qua il pesce spada e poi varie spezie, semi e semini, lo sapete che li adoro, in particolare questi qua, i semi di papavero che vi ho mostrato in uno degli ultimi video sui prodotti da supermercato, e queste che le adoro tantissimo, una bustina con tutte frutta secca, cose per insalata, infatti l'ho messo anche un po' qua sparso, qua ho messo anche lo zenzero, il limone, vabbè la menta, 3000 cose. E qua ho fatto anche un'insalata di polpo, che a me piace tantissimo, impiattata con le foglie di insalata sotto, poi ho messo il prezzemolo, la menta e il limone. E qua invece ho messo il brodo del polpo, che è una cosa molto molto buona, veramente un po' invernale, che si mangia con il pepe, mi ha insegnato mio padre a mangiarlo, è buonissimo. Buon appetito! Stasera cenetta un po' meno healthy del solito, perché abbiamo comprato queste magnifiche mozzarelle a battipaglia, e se chi per chi è della zona lo sa, sono le migliori. Quindi stasera faremo lo sgarro e mangeremo mozzarelle, anche questa provola di bufala che si deve tutta pulire, con il gambetto, che noi siamo praticamente drogati di gambetto. Poi io mangerò anche tutta questa bresaola personalmente, perché la adoro. E questa frittatina ho fatto anche, dove dentro a questa frittatina ho messo una di queste mozzarelline, che adesso la divideremo. Panini io mangerò ovviamente questo qua integrale, e ho fatto anche una bella insalatona con cetrioli che adoro, in cui aggiungerò un bel limone del nostro orticello bio. E Max mangia mozzarella in diretta, com'è? Buono. Bufalosa? Bella grassa, dai, ogni tanto ce vo'.